Martini, autore di sapori, vi aspetta a Cibus, alle Fiere di Parma, dal 7 al 10 maggio e su ETV, in Terra e Gusto, speciale Cibus. Dottor Goracci, avvicinandoci al vostro stand e dando un'occhiata ai vostri folder, abbiamo avuto l'impressione di un'esplosione di primavera. Da cosa deriva questo spunto creativo? Ma noi abbiamo ritenuto il Cibus l'occasione migliore per posizionare tutta una serie di novità che appunto erano in sintonia anche con il periodo temporale che stiamo vivendo. In primavera, diciamo, fioriscono i fiori e fioriscono anche le novità in Casa Martini. Abbiamo ritenuto questo salone internazionale l'occasione più giusta per presentare una nuova linea di prodotti che sono già facenti parte del nostro assortimento per quanto riguarda il mondo delle referenze panate, quindi le quarte lavorazioni, ma con una presentazione completamente nuova e assolutamente di piena novità per quanto riguarda il mercato italiano. Ci può dare qualche anticipazione al riguardo, fornirci anche qualche informazione in più rispetto a questi prodotti? Sì, praticamente è una linea che abbiamo definito Happy Rock perché rappresenta, diciamo, un momento di felicità per tutta la famiglia. Sono dei prodotti panati tal quali che fanno riferimento alle nostre specie tipiche di lavorazione che sono il suino, il pollo, il coniglio, prodotti non ricomposti ma tal quali, quindi pezzetti di carne di pregiatissima qualità avvolti in una croccante panatura di patatine. La caratteristica particolare che li contraddistingue dal resto dei prodotti oggi in assortimento è la loro presentazione. Abbiamo creato un packaging assolutamente innovativo, quindi questi prodotti verranno esitati sul mercato confezionati in un barattolino a mo' di patatine, se vogliamo prendere spunto da qualcosa che è già esistente. Prodotti a peso fisso, 200 grammi a confezione, e riteniamo, diciamo, che debbano essere il cosiddetto prodotto d'impulso, prevalentemente per un target molto giovane, per i bambini, per i ragazzi, che poi di fatto rappresenti un po' anche il cavallo di Troia per aprire, diciamo, l'assortimento a tutta la famiglia. Ecco, per quello che riguarda i prodotti derivati dalla vostra filiera, che ricordiamola, una filiera che dal 1918 si occupa particolarmente di carni, avi, cunicole, avete anche deciso di lanciare un prodotto che va in direzione di chi aspira al gusto, ma particolarmente tiene particolarmente alla linea. Sì, esatto, questa è la seconda parte del progetto che noi presentiamo al Cibus. Passiamo, diciamo, da un momento prevalentemente di gusto, di allegria, di festa, ad un qualcosa che occupa invece un segmento più serio. Siamo nel campo del benessere, del salutistico. Oggi il 70% delle referenze che sono presenti a scaffale sono doppiate da una linea light e noi chiaramente nel mondo delle carni non potevamo esimerci da percorrere questa strada. Abbiamo quindi preso 6 prodotti che già fanno parte del nostro assortimento tradizionale, 3 di base pollo e 3 di base suino, e di fatto mantenendo in primis la cosa più importante, il gusto, tanto che la nostra etichetta recita 100% gusto, abbiamo poi lavorato fortemente nella riduzione dei grassi, nella riduzione in particolar modo dei grassi saturi, in particolar modo del colesterolo, chiaramente oggi fonte di tutta una serie di problematiche cardiocircolatorie. Abbiamo aggiunto del sale iodato e anche delle proteine per rendere questi prodotti appunto più idonei, diciamo, un po' a tutti, a chi di fatto ha anche qualche problema salutistico, ma anche a chi vuol vivere in linea, vuol vivere in pace con il suo benessere fisico e quindi uscire un po' da logica, per esempio, che il maiale c'ha un po' il vissuto del prodotto comunque con tutta una serie di controindicazioni. Con questa linea vogliamo andare a prendere anche quel target di consumatori che sicuramente elimina il maiale dal proprio assortimento proprio per queste caratteristiche salutistiche. Dottor Goracci, dicevamo che dal 1918 il gruppo Martini rappresenta una delle più importanti realtà del mondo industriale economico italiano. Ecco, nel 2012, e con questo comparto particolarmente, cosa significa avere una tradizione di quasi 100 anni? Ma sicuramente questo è il nostro punto di forza. Noi veniamo, diciamo, da un completamento di filiera, nasciamo come produttori di sementi, poi di mangimi, poi di animali vivi e oggi operiamo almeno da 20 anni nel campo anche della trasformazione e della commercializzazione delle carni che derivano da questa nostra filiera. È chiaro che il momento è difficile per tutti, però avere a supporto, diciamo, della tua base assortimentale una produzione completamente italiana, completamente controllata, sicuramente ci permette per i nostri clienti di essere un punto di riferimento importante. Tra l'altro...
l'altro voi siete anche anticipatori di alcune tecniche in funzione di dispositivi di legge che verranno in futuro. Voi avete preferito adottare già da subito questa linea particolare che è attenta al concetto della salubrità del cibo. Sì, noi questo addirittura eravamo partiti molto in anticipo anche alle leggi di etichettatura obbligatoria, per esempio nelle carni avicole. Noi siamo stati i primi ad avere un'etichettatura volontaria sulle carni di suino, sfruttando appieno appunto la forza di essere di produttori, quindi controllare tutte le fasi produttive, e oggi su molti dei nostri prodotti, a fianco diciamo del nome del prodotto, c'è anche il nome dell'allevatore da cui deriva la carne. Quindi questo sicuramente controllo assoluto della produzione di tipo nazionale, ma ancora di più una produzione nostra e certificata.